Amati nella grazia, già che siamo in piedi, vogliamo aprire la Bibbia nel libro di Primo Re, capitolo 3, dal versetto 1 al versetto 5, e poi versetti 9 e 13. Il titolo del sermone di questa sera è «Dio può soddisfare le nostre richieste», ovvero le nostre preghiere. Gloria al Signore, non bisogna essere un pezzo grosso, anzi, più ci umiliamo davanti al Signore, e più Lui risponde alle nostre preghiere. Alleluia. E buona Signore, ed è Primo Re, capitolo 3, dal versetto 1 al versetto 5. Alleluia. Grazie a Dio per la sua benevolenza, per la sua bontà e per la sua benignità. Alleluia. Dove c'è lo Spirito di Dio, ivi c'è libertà. Alleluia. Questa libertà è di estrema importanza, di grande importanza. Alleluia. Non dobbiamo essere condizionate da nessuna cosa, ma dobbiamo aprire il nostro cuore al Signore. Lui sa di riempirlo delle sue cose, che poi vedremo quali sono queste cose. Bene, se avete trovato questo punto nelle Sacre Scritture, dite amen. 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 Quindi leggo questa parte della Scrittura. Il Signore sia lodato. Amen. Poi Salomone si imparentò con il faraone, re d'Egitto, sposò la figlia del faraone e la condusse nella città di Davide, finché non terminò di costruire la sua casa, la casa dell'Eterno e le mura di cinta di Gerusalemme. Il popolo però offriva sacrifici sugli altri luoghi, perché fino a quei giorni non era ancora stato costruito un tempio al nome dell'Eterno. Salomone amava l'Eterno e camminava negli statuti di Davide, suo padre, tuttavia offriva sacrifici e bruciava incenso sugli altri luoghi. Il re andò a Gabaon per offrirvi sacrifici, perché quello era l'alto luogo più importante, e su quell'altare Salomone offerse 1000 olocausti. A Gabaon l'Eterno apparve in sogno di notte a Salomone. Dio gli disse: chiedi ciò che vuoi che io ti dia. Versetto 9: concedi dunque al tuo servo un cuore intelligente, perché sappia giudicare il tuo popolo e sappia discernere il bene dal male. Chi infatti potrebbe amministrare la giustizia per questo tuo popolo così numeroso? E poi al versetto 13, l'ultimo che leggeremo: ti do pure ciò che non hai domandato, ricchezza e gloria, cosa che fra il re non vi sarà nessuno come te per tutti i giorni della tua vita. Fin qui la parola del Signore. Mettiamoci nella comunione diretta con Dio. Padre di grande bontà e di grande benignità, santo e giusto, la cui benignità tu è in eterno, ti amiamo e ti benediciamo. Sappiamo che tu ci guardi con amore in questo momento, Padre. Ti chiedo, Padre Santo, benedici i quattro canti della terra, Padre, che possiamo sentire il fuoco del tuo Spirito in tutti quanti noi, oh Padre. Alleluia. Ungici, oh Padre Santo, abbiamo bisogno della tua unzione. Toccaci e dacci la tua potenza, oh Padre Santo, e la tua sapienza, oh Dio nostro. Concedici grazia di lodarti, di pari sentimento, e di innalzare il tuo santo e glorioso nome. Ungi le mie labbra e ognuno che ascolta la tua parola. E grazie ti chiedo nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Amen. Gloria al nome del Signore nostro Gesù Cristo. Potete sedere, amati nella grazia. Alleluia. Grazie al Signore perché Lui è in mezzo a noi, per quello che io so. Tutte le volte che il Signore manifesta la sua presenza, si fa sentire alla porta del cuore o dentro il cuore, lascia sempre qualcosa di suo in noi. E questo è di grande importanza. Noi potenzialmente siamo dei carboni. Ora, un carbone ha sicuramente una potenzialità, ma se resta spento non serve a niente. Ma se il carbone viene acceso da luce, dal calore, e quindi diventa come dire, libera energia, gloria al Signore. Se poi questo carbone viene a contatto con altri carboni spenti, anche gli altri si accenderanno. Ora noi, amati del Signore, siamo questi carboni, ma io questa sera ho un desiderio che non ci sia un solo carbone spento questa sera. Amen. E affinché questo si accenda, non sarò certamente io a poterlo fare, ma è la nostra vicinanza con Dio. Ricordate che Lui è il fuoco. Alleluia. Quindi, come un certo predicatore, adesso lo ricordo a Hernandez, diceva:
o fuoco o niente. Fuego o nada, era in spagnolo, lo diceva in questo modo. E quindi, per dire l'importanza di invocare il Signore, il suo santo nome, di innalzarlo, di liberarci dalle nostre filosofie, dalle nostre idee, di quelle cose che sembrano più giuste, addirittura della parola di Dio. Ma non c'è nulla di più importante che della parola di Dio, fratelli e sorelle. La parola di Dio contiene i pensieri di Dio, possiamo dire amen? Benedetto il nostro Signore Gesù Cristo, ed illustra la condizione degli uomini, ci dà delle indicazioni verso la via della salvezza, perché se non avessimo queste indicazioni saremmo come pecore senza pastore, ognuno andrebbe a modo suo. Per andare dove? Per essere soltanto pecore da macello, quello del Signore nostro Gesù Cristo. Ma grazie a Dio, alleluia, che l'Eterno è il nostro pastore. Allora, e posso dire, beata quella gente il cui pastore è Gesù Cristo, beata quella nazione che crede in Lui, perché riceverà dei grandi benefici, amati del Signore. Alleluia, non dobbiamo e non possiamo essere indifferenti. Vi ricordo che il Signore, attraverso la sua parola, ci guida, come dice sempre il Salmo 23, ci guida lungo le acque riposanti, quello del Signore nostro Gesù Cristo. Ora vedete, i re magi sono stati guidati dall'alto e sono arrivati a destinazione da Gesù, alleluia. Ma avete mai visto un cieco che possa guidare altra gente? Se un cieco guida un altro cieco, entrambi finiranno nella fossa, dice la parola di Dio. Lui. Ed è chiaro che un cieco ha bisogno della guida anche di un cane, appunto. So che ci sono dei cani adatti che riescono a condurlo, certo, per quelle vie che solitamente lui andava. Non penso che il cane gli possa dire andiamo all'OVS, il cane, cioè, non lo so, amati del Signore, ma questo per dire che ha bisogno senz'altro di una guida. Ora la nostra guida è la parola di Dio, fratello e sorella, che ci guida e ci guida conoscendo, ci dice già a priori qual è la nostra destinazione, fratello e sorella. Tutto il segreto sta nell'appoggiarci al Signore. Cos'è questo rumore sottofondo? Non lo so. Appoggiamoci al Signore, amati della grazia. Amen. Cerchiamo la sua faccia, cerchiamo il suo regno, cerchiamo il suo spirito, e che la sua volontà sia fatta in terra come è stata fatta in cielo. Sia ringraziato il Signore per la sua bontà e per la sua benignità. Ricordiamoci che abbiamo tutti quanti un'anima da salvare e che è salva solo nelle mani di Gesù Cristo. Quante altre verità, virgolette verità, si frappongono e se cercano di distogliere il nostro cammino dal Signore Gesù Cristo. Ma noi dobbiamo, alleluia, non perderlo mai di vista, come con quel con un cannocchiale. Usiamo quello che vogliamo, fratello, purché non perdiamo mai di vista il Signore. Amen. Perché mille cose si frappongono e ci fanno perdere tempo inutile, e se perdiamo tempo perdiamo il passo e siamo in ritardo. Ora non ditemi che andando alla stazione, avendo sbagliato il treno, dite ho quasi preso il treno. La verità è una sola, l'hai perso e basta. Il quasi preso non esiste. O l'hai preso o l'hai sbagliato, con il Signore Gesù Cristo, alleluia. Ora vogliamo restare alla presenza di Dio, sapendo che Lui vuole toccarci questa sera, fratelli e sorelle. Lui ci toccherà, e allora noi gli chiederemo delle cose e Lui ci soddisferà, fratelli e sorelle, come ha fatto con Salomone, benedetto il Dio del cielo e della terra, alleluia. Vedete, e non era stata, come dice quella Bibbia, edificata casa al Signore. Quindi loro facevano il sacrificio sugli altri luoghi, che il Signore non gradiva, ovviamente, questi sacrifici. Non vi dico le origini, che so, ci perdiamo nei dettagli, ma era una cosa sgradita al Signore. E questo lo faceva anche Salomone, non è che perché era figlio. Davide non lo faceva, però, sapete, la cosa va scemando, tra padre e figlio già comincia a diventare meno importante, alleluia. Infatti guardate che il Signore come mezzo di misura aveva dato agli altri re, gli diceva tu non sei stato fedele come il mio servitore Davide, oppure tu sei stato fedele come il mio servitore Davide, a seconda se il re era Ezechia, se era Salomone o se erano altri che erano in linea con quello che ha predicato, con quello che ha lasciato Davide, con il Signore nostro Gesù Cristo. La Bibbia dice che Davide avere il cuore secondo Dio. Ora, amati del Signore, questo non è facile, certo, da spiegare,
ma usando le parole della Bibbia, vedete, l'uomo carnale dà adito e pensa sempre alle cose carnali, ma l'uomo spirituale invece pensa, perché sono più importanti evidentemente le cose spirituali. Ora, da questo si vede l'uomo carnale da quello spirituale. Non dobbiamo perdere tempo con le cose, amate la grazia, che non hanno valore. Ci sono cose di grandissima importanza, alleluia, e che di cui la Bibbia ce ne parla. Avete una richiesta da fare a Dio? Amen. Il Salmo ha questo titolo: Dio può soddisfare le nostre preghiere, le nostre richieste. Alleluia. Avete per caso qualche richiesta questa sera? Alleluia. Amen. Guardate che non dovete informare Dio. Dio sa tutto. Quanti di voi possono dire amen? Lui conosce i nostri bisogni. Non c'è cosa che lui non conosca, ma tiene la grazia, alleluia. Quindi non dobbiamo informarlo, dobbiamo pregare, perché la preghiera è il mezzo, e vi dico anche l'unico mezzo che Dio ha scelto per rispondere alle nostre richieste. Abbiamo in caso una richiesta da fare, vuole che gliela facciamo in preghiera. Che poi siete in ginocchio, che siete all'impiede, che siete stretto sul divano, per Dio non cambia nulla. Non è questo il problema. Quello che conta è che il cuore, la nostra anima, sia rivolta a Lui. Alleluia. Lui è il capo, è il compitore della nostra fede. E saputo questo, diciamogli: Signore, accresci la mia fede. Ti ricordo, fratello, sorella, i due ladroni erano d'accordo in tutto nella loro vita. Erano sempre insieme, ma ora sono crocifissi tutti e due, l'uno a destra del Signore Gesù Cristo e l'altro alla sua sinistra. E da qui c'è un presagio abbastanza, perché dalle parole dell'uno e dell'altro Gesù Cristo ha stabilito chi viveva in eterno e chi invece andava all'inferno per sempre con il Signore. E noi vediamo che uno dei due addirittura si rivolge e dice: se tu sei il figlio di Dio, scende giù di croce, libera te stesso e noi, a noi altri, come dire, non è che ti puoi dimenticare di noi. Tu hai predicato l'amore, quindi ci sono momenti in cui sono questi ragionamenti assolutamente lontano dai pensieri del Signore. Ma l'altro, quello alla destra del Signore, diceva: tu non hai timore, non pur di Dio. Eppure noi condegnamente, cioè tutti e due, meritiamo questa sorte, ma costui non ha commesso nessun misfatto. E poi si rivolge al Signore: Signore, ricordati di me quando sarai nel tuo regno o nel paradiso. E Gesù gli rispose: oggi stesso tu sarai meco in paradiso. Da queste parole avviene la separazione per sempre. Quei due amici ora sono l'uno all'inferno e l'altro in paradiso, non perché la cosa possa piacere a me o che sia un mio pensiero, ma perché l'ha detto Gesù, e tutte le cose che dice Gesù, fratello, sono verità. Quei due uomini sono figure di due popoli: l'uno che perisce perché ha sempre parole di accusa verso il Signore e non si mette nelle mani del Signore, non mette il proprio destino nelle mani del Signore, e l'altro che ha commesso i stessi peccati, perché vedete, non è perché ne abbia fatto mille in meno che è stato salvato, perché basta un solo peccato per finire all'inferno, amate la grazia. Ma il Signore è un gran perdonatore, perché noi lo ringraziamo, diciamo grazie, perché tu ci hai perdonato i nostri peccati, che sono tanti. Tutti siamo stati peccatori e lo siamo, amati nella grazia, ma la morte di Gesù Cristo e soprattutto la sua risurrezione ci hanno giustificati, fratello e sorella. Gli apostoli non ne parlavano tanto della morte del Signore, ma parlavo molto della sua resurrezione, e con questo messaggio hanno messo il mondo sotto sopra, benedetto il Dio del cielo e della terra, alleluia. Perché la morte poteva essere uguale a quella di molti martiri, non è che c'era solo Gesù, ne sono morti altri, ma mentre gli altri martiri sono morti, non risuscitati, Gesù Cristo invece è risuscitato, fratello, è quello che fa la differenza. O morte, dov'è la tua vittoria? Inferno, dov'è il tuo dardo con il Signore Gesù Cristo? Lui li ha fissati in vittoria e noi siamo più che vincitori in Cristo Gesù, grazie, nostro Signore. C'è una lode per il Signore. Gloria al tuo nome, Padre Santo. Gloria a Dio, gloria altissima. Alleluia. Quindi Salomone edifica
il palazzo reale, la casa del Signore, le mura di Gerusalemme, e offre 1000 olocausti. Avete sentito bene? 1000 olocausti dinanzi a una cosa come quando noi digiuniamo e preghiamo. Quello piace al Signore, perché ci rendono più umili, più deboli nella carne e più prossimi al Signore. Alleluia. Quando il Signore ha visto questo, la Bibbia ci dice che arrivò da Salomone in sogno. Questo ci dice la scrittura. Salomone non ha visto il Signore in questo frangente, ma l'ha sognato. Il Signore si è presentato in sogno e gli dice proprio queste parole: Salomone, chiedi quello che tu vuoi e io te lo darò. Ora, qualunque re carnale avrebbe detto: Signore, c'ho un esercito di 10.000, dammene uno da 100.000, così sono invincibile, qualche arma superiore a quella che è il nostro nemico, la morte del nemico. Non ha chiesto queste cose, fratello e sorella. Non ha chiesto né ricchezze, non ha chiesto nulla di tutto questo, ma semplicemente: Signore, dammi sapienza, o a seconda della versione della Bibbia, intelligenza o intendimento. A seconda delle versioni sono queste le parole usate: dammi intendimento affinché io possa governare questo numerosissimo popolo. Perché, amati del Signore, per governare quel popolo non era sufficiente, perlomeno a giudizio di Salomone non era sufficiente la sua sapienza. Ma il Signore gli dice: poiché tu non mi hai chiesto le altre cose che vi ho appena accennato, cioè ricchezze, oro, eccetera, io ti do sapienza. Alleluia. E le altre cose che tu non mi hai chieste, io te le darò comunque, cioè ricchezza e sapienza, talché mentre tu vivi nessuno ti supererà. Benedetto Dio del cielo e della terra. Ora, amati nella grazia, quando il Signore pronuncia le sue parole, lui è fedele alla sua parola. Alleluia. Se il Signore dice qualche cosa, quella verrà, fratello e sorella. Se gli ha promesso sapienza e intendimento gli ha donato. Se voi che siete malvagi sapete dare, dice la scrittura, i buoni dono a vostri figli, e se un vostro figlio vi chiede per esempio un pesce, non gli date certo una pietra o un serpente. Amen. Gloria al nostro Signore Gesù Cristo. Noi cerchiamo di dargli, se possiamo farlo, quello che i nostri figli ci chiedono. E quanto più il Padre vostro celeste, fratello, dice la Bibbia, donerà lo Spirito Santo a coloro che gli chiedono lo Spirito Santo. Ricordatevi che chi non ha lo Spirito di Dio non gli appartiene, ma può riceverlo. Questa consapevolezza deve metterci proprio sul chi va là e dire: Signore, questa promessa è anche per me. E la risposta è questa sera, la risposta è questa. La promessa di Dio è per tutti, perché la Bibbia non tiene conto del colore della pelle o della nazionalità, fratello e sorella. L'Evangelo ormai è aperto anche al popolo gentile, cioè a noi. Alleluia. Ed è la promessa di Dio per ogni carne. Uno potrebbe dire: se ricevo lo Spirito Santo sono salvo. No, non sei salvo, ma lo Spirito Santo, assieme al battesimo e a tutti gli ordinamenti della Bibbia, rientrano in quel piano di salvezza di Dio. Noi non abbiamo un piano di salvezza, fratelli e sorelle. Gli uomini ne fanno, chissà quando ne formano le religioni, fratelli e sorelle, ma non esiste un piano di salvezza valido, costruito, presentato dagli uomini. L'unico piano di salvezza è quello che ci dice la Bibbia, fratelli e sorelle. E basta. E non dobbiamo aggiungere o togliere qualcosa, perché significa falsare la verità. E aggiungendo ancora sola virgola o togliendola, viene storpiata la verità. Ce ne guardi il Signore, fratello e sorella. Noi amiamo la parola di Dio, alleluia, perché è luce al nostro sentiero. Il Signore ci ha illuminati e ci informa con la sua parola, perché la sua volontà deve essere fatta in terra come in cielo. Benedetto il Dio del cielo e della terra. Vedete, io ti do quello che tu non mi hai chiesto, a dire. Poi in Matteo è scritto: cercate in prima il regno di Dio e la sua giustizia, e le altre cose vi saranno sopraggiunte. Il problema è proprio lì, fratelli e sorelle, ovvero la soluzione dei problemi è proprio lì. Se noi abbiamo una priorità sbagliata, allora non possiamo ricevere il favore di Dio. Quando lui, nella sua benignità, nel suo immenso amore, fa sempre la sua parte, perché ci ama, fratelli e sorelle. Alleluia, alleluia. Ma la priorità è questa: che prima nella nostra vita, a primo posto, ci deve essere Dio. Amen. Al secondo posto la famiglia,
poi la chiesa e poi il lavoro. Quante volte sento dire: il Signore mi ha dato questo lavoro, ma quel lavoro impedisce poi di venire in chiesa. Io credo che quando il Signore ci dà un lavoro non può essere a danno della comune raunanza. Allora bisogna dire: Signore, dammelo un altro, perché questo mi impedisce di andare in chiesa ad adorarti, ad unirmi con i miei fratelli, perché dice la Bibbia: non abbandonare la comune raunanza. Alleluia. E buono il Signore? Amen. Mi volete ancora bene? Amen. Alleluia, Signore, Gesù. Gloria a Dio. Perché, gloria a Dio, benedetto. Non ho dubbi su questo, fratello, perché io vi amo più di quanto ami me stesso con il Signore. E in 1 Corinzi 2:9 è scritto: le cose che occhio non ha vedute sono quelle che Dio ha preparate a quelli che l'amano. Ed è su questo che mi voglio concentrare: le cose. Quali sono queste cose del Signore? Prima, la guida dall'alto. Amen. Mettiamoci a disposizione e il Signore ci guiderà, perché Lui, il Signore, non ci fa prendere una via, come si dice, la scappatoia, la via larga, perché quella conduce alla morte, ma Lui ci permette anche una via tortuosa, stretta, angusta, ma piena di cartelli indicatori, di qua non devi girare, di qua non vai dritto, fino alle braccia del Signore, vedo, che ci aspetta proprio lì, in fondo al cammino, alleluia, che non sarà un cammino fatale, anzi, un cammino vitale. Nell'altra via invece sarà fatale, con il Signore Gesù Cristo, alleluia. Amati nella grazia, Dio è spirito. Amen. E i veri adoratori lo adorano in spirito e in verità. Gloria al Signore. Donaci le tue cose, Signore. Che già abbiamo visto che una di queste è la guida dall'alto, alleluia. E noi vogliamo essere guidati dal Signore, amati nella grazia, perché vedete, la perfezione assoluta sta solo in Dio. Qui si cerca di emulare, si cerca di fare in tutti i modi qualcosa che possa essere piacevole o utile, ma alla fine risulta una catastrofe, alleluia. Non possiamo sostituire la parola di Dio con i nostri pensieri, con i nostri sentimenti, perché noi siamo instabili, i nostri sentimenti sono instabili, ma la casa del Signore, e lo diceva bene il salmista scrivendo il Salmo 27, e io abiterò nella casa dell'Eterno tutti i giorni della mia vita. Alleluia. Come dire, non c'è pericolo che cade quella casa, che sprofonda. Alleluia, alleluia, perché è la casa dell'Eterno, gloria al Signore. Or questa, mentre noi siamo qui riuniti, è la casa del Signore. E sia ringraziato il Signore che ci ha condotti in questo luogo, perché vuole dirci qualche cosa. Grazie Gesù. Vi manca per caso sapienza? E questo argomento è stato un po' trattato questa sera, amate la grazia. Alleluia. Cosa dice la Bibbia? Chiedetela a Lui, cioè al Signore, con fede, senza appunto dubitare, e il Signore ve la darà. Si dice che l'apostolo Giacomo aveva una chiesa di circa 800 anime a Gerusalemme. Io per la verità non lo trovo scritto nella Bibbia, ma ci sono studiosi, però a me non cambia la vita se sono 900 o sono 500. Comunque, visto, sì, non mi cambia nulla, non predico i numeri, io, gloria al Signore. Ma senz'altro aveva una chiesa che ha trovato a un certo punto e va a dire: Signore, accrescimi la sapienza, perché per governare 800 persone ci vuole sapienza. Un po' come Salomone, quando ha visto un popolo numeroso: Signore, non ti chiedo niente, perché il popolo ne sa una più del diavolo. Come dire, qualunque cosa tu mi dai non sarà mai sufficiente, ma se mi dai la sapienza è fatta, gloria al Signore Gesù Cristo, alleluia. E per questo Paolo scrive, Giacomo scrive: se qualcuno ha bisogno di sapienza, chiedila a Dio, perché lui ha fatto questo esperimento, l'ha chiesta, Dio gliel'ha donata e ha potuto governare quel gregge, gloria al Signore Gesù Cristo. Quindi abbiamo bisogno di sapienza, questa è una delle cose del Signore che Lui intende dare. Avete bisogno della guida dall'alto? Chiedete al Signore. Avete bisogno di fede? Ricordo la fede di grandissima importanza, di profezia, nonché non vedo mai nessuno chiedere i doni dello Spirito. Ma pensate voi che sia una cosa dove ci vogliono soldi, ci vuole chissà quale sacrificio? Ci vuole nulla. Anzi, chiedete a gara, cioè dobbiamo fare a gara. Tu stai chiedendo questo, io pure. Perché vedete, ciò che il Signore dà a me non è a danno vostro, fratello e sorella, e ciò che dà a voi non è a danno mio. Benedetto, e come dire, il Signore vuole che noi corriamo per vincere la corsa,
Arriviamo secondo, abbiamo vinto lo stesso, perché noi ce l'abbiamo messa tutta. Il resto lo fa il Signore, ma la nostra corsa deve essere per vincere, non per dire tanto il Signore mi premierà lo stesso. Gloria al Signore nostro Gesù Cristo. E buon Signore, alleluia. Grazie a Dio per la sua buona benignità. Potete credere, potenza spirituale. La Bibbia dice che ciò che è in voi è più forte di quello che è nel mondo. Ma vedete, non c'è trucco in questa scrittura, in nessuna scrittura c'è trucco. Ma affinché questo sia reale, occorre essere ripieni dello Spirito di Dio. Quindi non può essere questa parola data per tutti, anche quelli che non hanno ricevuto lo Spirito Santo. Allora la Bibbia ci dice proprio questo, che ciò che è in voi, o potrei dire ciò che sarà in voi, perché non l'ha ancora ricevuto, è più forte di quello che è nel mondo. E ci sta dicendo il Signore che hai di bisogno di questa potenza. Non puoi fare a meno di questa potenza, di questo fuoco. C'è bisogno. Gli apostoli venivano bastonati per le strade. Sapete perché? Sapete per quale motivo venivano bastonati? Perché predicavano nel nome di Gesù Cristo, che era stato vietato loro dal Sinedrio. Non dovete predicare. Quando hanno visto che proprio dovete predicare, predicate pure, ma non in questo nome. Al diavolo, quello che gli dà fastidio, fratello e sorelle, è il nome di Gesù Cristo, perché lì che c'è potenza, alleluia, ed è da lui che noi vogliamo attingere la potenza, non da altri, che nessuno può darci quello che il Signore Gesù Cristo ci può dare. Vi ho citato quella scrittura poco fa: le cose che occhio non ha vedute sono quelle che Dio ha preparati a quelli che l'amano. Le cose, alleluia, il vederle o cercare di vederle in tutti i modi non è fede, fratello e sorella. La fede è la sussistenza delle cose che non si vedono. Gloria al Signore, è la manifestazione stessa delle cose. Quindi grazie a Dio per la sua fede, ma noi vogliamo dire: Signore, accrescimi ancora la fede, affinché veramente io possa entrare in preghiera e chiederti di farti delle richieste, avendo la certezza che tu li puoi esaudire. Un seminatore che semina senza speranza il raccolto non seminerà, tanto non devo raccogliere perché devo seminare, ma lui ha la speranza, e la Bibbia dice che semina con lacrime, con sacrificio, perché sa che dopo 5 mesi, 6 mesi, non so quanto è il tempo, raccoglierà. E allora ci sarà una grande gioia nel racconto, della sorella. Benedetto. E ora pensate che il Signore ha seme da sprecare? Alleluia. Il suo è il buon seme, fratello e sorella. E lui vuole seminarlo in un buon terreno, affinché è ben fertilizzato, con le erbacce tolte, affinché quando il seme nasce, cresce, porta frutto, qual 30, qual 60, qual 100, per la gloria di Dio. Un giorno un uomo disse: ormai ho tanta esperienza, disfarrò i miei granai, perché sono talmente bravo nel produrre frumento, produrre vino, e senz'altro ne raccoglierò 3-4 volte tanto. Quindi ho bisogno di allargare i tini, i granai, i recipienti, gloria al Signore. E poi dirò all'anima mia: mangia, bevi, godite l'eternità. Senza Cristo non c'è eternità, fratello e sorella. Ha escluso tutto, cioè come se il sole fosse suo, come se la terra fosse sua, come se l'acqua e la pioggia fossero sue. Il sole è di Dio, la terra è di Dio, l'acqua è di Dio, i semi che seminiamo sono del Signore, fratello e sorella. E Dio stesso dice: c'è chi semina, c'è chi ha d'acqua, ma è Dio quello che fa crescere. E invece quell'uomo si beava dicendo, come dire, io sono stato bravo, ma quando le annate vanno male, io vedo che la gente mi conosco, io la gente bestemmia, quest'anno la vera nostra, quest'anno questa. Quando le annate gli vanno bene, perché il Signore ha deciso così il tempo, come abbiamo detto, non danno gloria a Dio, non tutti, ovviamente, che abbiamo visto che c'è stato un fratello questa sera che ha ringraziato Dio, e io sono testimone che mi ha regalato anche una bottiglia di olio non molto tempo fa. Quindi è la verità, che questo non possiamo cambiare la verità, fratello e sorelle. Quando le cose ci vanno male, fratello e sorelle, dobbiamo dire: Signore, tu hai dato e tu hai tolto, come diceva Giobbe, c'è scritto nella Bibbia, sia fatta la tua, io ti resto sempre fedele, alleluia. Quando ci vanno bene,
glorifichiamolo, diciamo grazie Signore, tu mi hai raddoppiato il mio prodotto, il mio raccolto, io te ne rendo grazia perché sei tu che l'hai fatto. E mai dire il mio braccio ha fatto questo, ha fatto quest'altro. Alleluia. Se abbiamo una richiesta, fratelli e sorelle, presentiamola al Signore. Talenti da trafficare, chiediamo al Signore i talenti da trafficare, o perlomeno di scoprire quelle che abbiamo, perché a volte c'è gente che ha dei talenti ma non li utilizza, e se lo utilizza lo fa per la propria gloria. Altro errore fatale, fratelli e sorelle, errore fatale. Se ci ha dato il Signore un talento, quello di cantare, piuttosto che andare alla RAI o al Festival di Sanremo, usiamo la nostra voce per la gloria di Dio, fratello e sorella. E questo è per rendere l'idea. Tanti altri talenti che il Signore ci ha donato, se riusciamo a scoprirli, se riusciamo a perfezionarli, se vogliamo, questo è possibile col Signore, usiamoli per la gloria del Signore, fratello e sorella. Ritorno un po' indietro su quello che in noi è più forte di quello che è nel mondo. C'è assoluto bisogno di questa potenza, fratello e sorella. Gesù l'ha detto di non lasciare Gerusalemme se prima non siate rivestiti dalla virtù dall'alto. E quando voi ricevete lo Spirito Santo, lo dice proprio nel capitolo 1 degli Atti degli Apostoli, voi riceverete potenza. Io apro una breve parentesi: voi riceverete potenza. Quale potenza? Quella degli uomini? La potenza di Dio. Ed è allora che mi sarete testimoni a Gerusalemme, Giudea, Samaria e fino alle estremità della terra, gloria al Signore. Allora, perché non diciamo Signore dacci di potestato, come va a dire la donna samaritana? Perché vedete, Gesù gli parlava di un'altra acqua, ma lei non l'aveva capito. Lei pensava che non c'era più bisogno di venire al pozzo di Giacobbe per attingere. Alleluia, perché Gesù gli disse: chi beve di quest'acqua avrà ancora sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà già mai in eterno più sete. Allora, Signore, dammi quest'acqua, siamo a posto, ho risolto il mio problema. Non hai risolto niente, fratello e sorella, non è in questo modo che si risolve il problema. Il problema è risolto se, perché quell'acqua di cui si parla lì nella donna samaritana è l'acqua fisiologica di cui il nostro corpo ha bisogno. Ma Gesù parlava dello Spirito Santo, e l'acqua ne è figura, alcune volte è l'olio figura dello Spirito Santo, alcune altre case anche il fuoco, a seconda in quale contesto viene citato con il Signore nostro Gesù Cristo. Ora, noi siamo quelli che sperano nel Signore e sappiamo che se diamo una richiesta al Dio nostro, Lui può soddisfarla, perché è l'Onnipotente. Amen. E un'altra cosa che aggiungo, perché vuole farlo. Lui rimprovera un giorno i suoi discepoli dicendo: fino adesso voi non avete chiesto nulla. Come dire, io sono qua, posso risolvere tutti i vostri problemi e voi non mi chiedete nulla. Gloria a Dio. Poi in un altro punto dice: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Ma questo gesto di cercare, di bussare, di chiedere, dobbiamo farlo. Alleluia. Possiamo stare con le braccia in braccia, alziamo i nostri occhi verso un frutto che ci deve cadere per forza in bocca, ma dobbiamo raccogliere con il Signore nostro Gesù Cristo. Può capitare, ma è una fatalità quello che vi trovate sotto un albero e il figo o il frutto vi cade proprio in bocca. Glorificato sia il Signore nostro Gesù Cristo. Alleluia. Alleluia. Quindi la profezia. Vedete, fra tutti i doni di cui la Bibbia parla, ce n'è uno che dobbiamo bramarlo più di tutti. Amen. È la profezia. Amen. Un popolo che non ha profezia, un popolo che non ha visione, dice la scrittura, lo dice in un altro modo, ma il significato è sempre quello: non ha speranza. Quindi chiediamo al Signore veramente questo dono della profezia, il dono delle guarigioni. Amen. Non pensate che bisogna essere per forza pastore, per forza predicatore. Amen. Non dice questo la Bibbia. Chiunque ha creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Punto. Né maschio, né femmina, né turco, né indiano, non c'entra nulla. Chiunque avrà creduto. Gloria a Dio. Grazie a Dio non ha riguardo alla qualità delle persone. Aveva un popolo, per la verità, scelto per il suo diletto, ma questo popolo gli ha voltato le spalle e lui ha aperto la porta della grazia ancora a noi, che non eravamo popolo di Dio.
ma grazie a Dio, fratello, grazie al Signore. Io non so se dire grazie al popolo di Israele, non mi sento di dirlo, ma per dire, dalla loro obbedienza il Signore apre la loro disobbedienza, il Signore apre la porta a noi, popolo gentile. Grazie a Dio, poi è meglio dire così. Alleluia. Grazie a Dio, quando diceva Dio un altro popolo, ed eravamo noi, fratello e sorella. Grazie al Signore per la sua bontà e per la sua benignità. Alleluia. Grazie al Signore nostro Gesù Cristo. Volevo leggervi solo due versetti e chiudiamo questo servizio. In Efesi 5, i primi due versetti, 1 e 2, dice questo la Bibbia: siate dunque imitatori di Dio come figli carissimi, e camminate nell'amore, come anche Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio come un profumo di odore soave. Sia ringraziato il Signore. Alleluia. Veramente amate la grazia per la sua meravigliosa presenza. Io credo che tutte le volte che ci riuniamo nel suo nome dovremmo cogliere questa occasione, quella del fatto che il Signore è in mezzo a noi. Quando Gesù passò da Gerico assieme ai suoi discepoli, uno o due ciechi hanno gridato: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di noi. Ricordatevi il titolo del sermone di questa sera: il Signore soddisfa le nostre richieste. Lui. Quei ciechi non hanno sentito, passa Gesù, e sono rimasti ammutoliti. Appena l'hanno visto, perché erano ciechi, però hanno sentito la vicinanza che era lì, hanno gridato, ma non piano, forte: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di noi. E i discepoli volevano mettere a tacere: Signore, licenziali, questi disturbano la nostra comunione. Vedete, la mentalità è quella umana, c'è niente da fare. Alleluia. Ma il Signore ha dato la vista a quei ciechi. Se prima ogni palo che incontravano gli sbattevano contro, ogni fosso gli cadevano dentro, ora potevano vedere. Ora Gesù Cristo, fratello e sorella, dimostra in quello che non è solo colui che dà la vista ai ciechi in senso fisiologico, ma anche in senso spirituale. Anche noi eravamo ciechi, senza Dio e senza speranza, fratello e sorella. E ora, se ci vediamo, vorrei togliere il sé. Ora, visto che ci vediamo, è grazie a Gesù, fratello e sorella, e non per noi stessi, è grazie a Dio, alleluia, che ha tolto il velo e possiamo capire la sua meravigliosa parola. Alleluia. Vogliamo alzarci, amate la grazia, e diamo lode e gloria grazie, all'Eterno, grazie, che è il Dio nostro, santo, glorioso, Spirito Gesù. Santo,